Eccoci, eccoci in diretta amici di Più3 Fantacalcio perché stasera si parla di giovani. Lo sapete tutti, il fantacalcio è un attimo fermo semplicemente per il fatto che la Serie A non gioca, spazio alle nazionali, questa è la prossima settimana, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che a mercato fermo c'è spazio per tutti quelli che vogliono fare le aste adesso con il mercato che non cambierà fino a febbraio. Le nuove squadre di Serie A e di conseguenza c'è la possibilità di andare a scegliere perfettamente quelli che saranno i giocatori che maggiormente vi interessano per formare la vostra squadra. E a questo punto interveniamo noi di Più3 Fantacalcio. Perché? Perché vi aiuteremo con consigli e intanto sto a riuscire a trovare quelli che sono i giocatori giusti che possono far parte della vostra rosa. Ma non parleremo di tutti i giocatori questa sera, perché? Perché ci sarà con noi, e lo vedete già in diretta, Simone Brianti di Monto Primavera che ci aiuterà a parlare di tutto quello che è la Serie A partendo dai ragazzi della Primavera con Mondo Primavera. Ciao Simone. Ciao Pietro, ciao a tutti. Allora, com'è stata questa settimana? È stata una settimana intensissima, non solo dal punto di vista del lavoro per Mondo Primavera, ma anche dal profilo di organizzazione per le aste del Fantacalcio che ci saranno nel weekend. E saranno delle aste belle toste, io te lo dico, eh. Su questo non ci sono dubbi. Diciamo che la settimana, sì, già dal weekend è stato bello intenso, tra le tante partite da seguire. E a raccontare, insomma, è stato bello, bello intenso, però quindi lo facciamo molto volentieri. Per quanto riguarda le aste, hai detto che saranno agguerrite, ma penso che tutte saranno agguerrite perché vogliono vincere. È vero che è un divertimento, però la vittoria finale è sempre quel cliché in più. Spoileremo qualche nome che sicuramente anche nelle nostre aste, perché dovete sapere, ragazzi, che io e Simone faremo un'asta insieme sabato sera. Spoileremo qualche nome, ci faremo qualche battaglia a colpi di rilanci su qualche nome, ma lo facciamo volentieri perché sappiamo di poter aiutare i tanti amici fantallenatori che in qualche modo potranno trarre beneficio andando a prendere questi giocatori a uno o due crediti e magari tenere i crediti per quelli che sono i veri bomber da utilizzare poi per andare a vincere questo fantacalcio. E allora cosa ne dici, Simone? Partiamo subito con il primo nome, vediamo che cosa ci racconti. Va bene. Allora, io partirei dalla difesa perché è giusto salire poco a poco di grado fino ad arrivare ai bomber. E partiamo da un giocatore che ha già giocato in Serie A un po' per necessità, ma che ha dimostrato di valere la Serie A. Parliamo di un difensore dell'Hellas Verona, classe 2000, e si chiama Lovato. Raccontacelo e spiegacelo bene, questo giocatore. Sì, diciamo che ha trovato l'esordio già nel finale della stagione scorsa, quando era rientrato comunque dal Padova, l'Hellas lo ha comprato dal Padova, dove aveva fatto già diverse presenze in Serie C, quindi insomma un ragazzo che ha già diverse presenze. È un ragazzo molto interessante e che potrebbe ripercorrere un po' la strada tracciata l'anno scorso un po' da Kumbulla, no? Ha lanciato il titolare da Juric e poi abbiamo visto tutto il campionato che ha fatto. Su Lovato Juric si è espresso già positivamente, dicendo che comunque è un ragazzo che ha le caratteristiche ideali per il gioco di Juric, che sono quelle comunque nel giocare da dietro, un difensore abbastanza fisico, quindi che riesce a gestire comunque anche le pressioni degli attaccanti avversari, insomma. Quindi è un difensore da tenere d'occhio, secondo me, da chiaro che poi l'Hellas Verona nel mercato è andata a comprare alcuni difensori per completare il reparto e magari potrebbe partire leggermente dietro, però è comunque da tenere in considerazione perché Juric non ha mai dato modo di pensare alla carta d'identità. Mentre dico due cosine anch'io su Lovato, perché l'ho visto giocare con la maglia del Verona, c'è Livio 1972 che ci parla di Miretti. Io ti do questo nome, dopo mi tocchi tu l'argomento. Io volevo però aggiungere, mi interessava parlare di Lovato perché, avendolo visto giocare per le partite, insomma, di questa Serie A, ho avuto l'impressione, come dicevi giustamente tu, che fosse un giocatore già fatto. Uno che ha già l'esperienza per reggere anche la Serie A. Il problema grosso, e mi spiace ripetere, ma
vado a sottolineare quello che hai già detto, è la concorrenza all'interno di quel reparto del Verona. Già l'anno scorso c'erano stati vari cambiamenti di giocatori all'interno dello scacchiere a tre della difesa di Juric. Quest'anno, con l'arrivo poi anche di Ceccherini della Fiorentina all'ultimissimo momento di mercato, si è aggiunto un ulteriore giocatore, è andato via Kumbulla, è arrivato Cettin. Insomma, sono tanti. Il giocatore c'è, ma come abbiamo detto precedentemente, state attenti perché la titolarità non è assicurata. Rimaniamo in Posso casa Verona. Sì, prego, prego. un'ultima cosa che ho detto, che è giustissima, aggiungo però che comunque in questa situazione di adesso, del calcio di Covid, infortuni, altre robe, c'è da tenere in considerazione anche questo, quindi insomma durante la stagione non si sa mai cosa possa accadere, quindi c'è anche il caso che Lovato si possa trovare titolare perché non so, casi di Covid possono saltare fuori, insomma ci auguriamo di no chiaramente, però vedendo quello che sta facendo. E perché la stima di Juric c'è, assoluta. Giusto. Esatto, sì. Quindi era solo per aggiungere Simo, rimaniamo in casa Verona perché c'è un altro talento molto giovane, classe 2000, che è in attacco, che è ritornato a Verona. L'anno scorso ha fatto bene, purtroppo si è fatto male durante la stagione. Parliamo di Eddie Salcedo, scuola Inter. Ha già segnato anche in Serie A, insomma, è un giocatore pronto per il Verona, nonostante anche in quel reparto ci sia un bel traffico. Esatto, è un ragazzo molto interessante e su cui Juric punta tantissimo, perché lo ha voluto già l'anno scorso, lo aveva lanciato a Genova quando era nella primavera del Genova, quindi insomma è un ragazzo che conosce molto bene, ne apprezza le qualità, è un ragazzo che secondo me anche lui può trovare spazio, anche a Parma è entrato a partita in corso, quindi comunque il suo minutaggio lo troverà sempre, potrà giocare anche da titolare, sono sicuro che comunque le sue partite da titolare le farà. Ed è un ragazzo su cui si può puntare, insomma, come slot finale, insomma, come sorpresa, si può sempre provare. È un ragazzo che ha tanta qualità, è molto tecnico e già lo ha dimostrato, insomma, la scorsa stagione l'abbiamo visto e non aveva fatto male, poi purtroppo l'infortunio, la fortuna, capitano anche quelle. Andrà a scontrarsi per avere un ruolo importante nel Verona con diversi giocatori, alcuni che erano già in squadra con lui l'anno scorso, altri che si ritroveranno ex novo. Uno di questi è proprio quel Colley proveniente dall'Atalanta di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Quindi, amici, se avete voglia di avere informazioni a proposito dei giocatori della primavera potenziali colpi low cost per la Serie A e per il Fantacalcio, andate su Mondo Primavera perché c'è l'articolo scritto proprio da Simone, tra l'altro, che racconta questi talenti. E se volete su YouTube di Più3, il nostro canale YouTube, dove c'è il video che abbiamo fatto proprio giovedì scorso, in cui ci sarà il racconto da parte mia e da parte di Simone di questi talenti che abbiamo affrontato. E c'era Maldini, c'era Colombo, c'era Colley, insomma, tanti ragazzi che può essere interessante sapere chi sono e come giocano nelle loro rispettive squadre in Serie A. Abbiamo detto di Salcedo, io aggiungo semplicemente appunto Zaccagni, Barak, Colley, Salcedo, sono tanti anche in questo caso nel Verona, anche in questo caso c'è la stima di Juric e di conseguenza colpetto a uno, low cost, ci può stare benissimo anche Eddie Salcedo. Ho visto Credo prima un amico, prego, dimmi. anche che comunque rispetto ai giocatori che hai detto abbia qualità differenti rispetto a tutti, quindi può dare diciamo, opzioni diverse nello scacchiere, dipende anche poi dalle partite che ci saranno, insomma Juric valuta molto anche questo in base alla scelta della formazione, quindi può garantire sicuramente diversa rispetto ai Baracco, rispetto ad altri nomi che hai citato benissimo. Insomma, è un'alternativa molto valida. Dicevo che c'era Alessandro Annibali che ci chiede cosa mi dite di Gojak o Gojak, io non so bene la pronuncia, al Torino da prendere. Io ti do la mia idea, insomma, caro Alessandro. Questo è un ragazzo giovane, classe 1997, ha già giocato anche le coppe europee perché ha giocato in Europa League. È arrivato al Torino perché c'è stato un grosso problema legato a Ramirez che a causa di continui rilanci legati in qualche modo
allo stipendio che doveva avere nel passaggio dalla Sampdoria al Torino, il Torino non ha accettato, diciamo, questo continuo rialzo del giocatore, e di conseguenza il Torino ha ripiegato su Gojak. Cos'è la situazione? Il Torino adesso ha Zaza e Belotti là davanti, Verdi come potenziale titolare nel posto di tre quarti, e quindi trequartista titolare dovrebbe essere Verdi, e se la giocherà proprio con Gojak, il quale arriva in punta di piedi, ma sicuramente è anche lui uno di quei giocatori da prendere low cost, affiancato magari proprio a Verdi. Non dimentichiamo che nell'ultima stagione ha segnato in Croazia 2 gol e ha fatto 5 assist. Quindi ha l'assist facile, gol un pochettino meno, si deve adattare al calcio italiano, andare a fare spese folli su di lui sicuramente no, ma qualche credito si può mettere soprattutto in coppia con Verdi. Simone, sei del mio parere? Sì, non lo conosco benissimo, quindi l'hai raccontato già, l'hai raccontato meglio sicuramente tu, e sono d'accordo, insomma, io penso che Verdi sarà il titolare, insomma, quindi prenderli in coppia sarebbe, diciamo, la situazione migliore, ecco, quindi sicuramente hai detto benissimo. Così, domanda disinteressata, ti interessano Verdi e Kojak? Non lo so. Così, ve lo ripeto, sabato abbiamo un'asta insieme, cerco di carpire silenziosamente qualche informazione dai miei avversari fantallenatori. Ritorniamo seri perché dobbiamo aiutarli. Dall'attacco io passerei ancora alla difesa, abbiamo parlato di Lovato a Verona. C'è un giocatore un po' più anziano, un anno e non poi tanto, ma a Cagliari, che è già riuscito a strappare il posto di titolare a Faragò sulla fascia destra. Ha iniziato così e così come voti, però su Zappa credo che si possa puntare. Sì, è un ragazzo sicuramente di grande talento. L'anno scorso ho avuto modo di fare la sua prima esperienza tra i professionisti in Serie A Pescara e ha fatto molto bene, insomma, da diversi gol, ha fatto diversi assist, insomma, quindi è un ragazzo che ha dimostrato comunque una bella propensione offensiva. La del Cagliari secondo me è stato dettato anche da questo, perché Di Francesco come allenatore A Di Francesco come allenatore piacciono molto questi tipo di terzini che attaccano spesso la profondità, che vanno a fare i cross, e lui ha proprio queste qualità. Non a caso è arrivato e subito il mister lo ha fatto giocare titolare, insomma, al posto di Faragò. Quindi è un ragazzo su cui bisogna puntare assolutamente, perché al di là delle prime 3 giornate, però secondo me può davvero fare un bel campionato. Ci spostano i nostri amici, in particolare Jacopo, su due giocatori del futuro dell'Inter, e parliamo di Filip Stankovic Junior, il figlio di Dejan, e Oristanio. Io non so se hai voglia di accennare due cose. So che erano nei nostri prospetti all'interno delle prossime settimane, ma visto che Jacopo ci chiede qualcosa, io credo che su Stankovic mi avevi accennato qualcosa, hai totale fiducia, cioè è un talento vero. Sì, ma anche Oristanio, sono due ragazzi, comunque tutti e due, entrambi 2002, sono ragazzi molto interessanti e che supporterà sicuramente in futuro. Stankovic è un portiere che salva l'Inter in diverse situazioni, perché comunque l'Inter ha una squadra forte, però concede anche diverse occasioni, però subisce poco perché appunto in porta Stankovic che compie davvero dei miracoli. Almeno un paio di castagne dal fuoco le tira via, insomma. È un bel prospetto, insomma. Io l'ho sempre detto, è dall'anno scorso, dal primo anno della primavera, l'anno scorso è stato il suo primo anno e ha fatto davvero molto bene. È stato, se non il migliore, uno dei migliori portieri del campionato primavera, ed ha giocato sotto età, quindi insomma già vuol dire tanto. Il suo Oristanio è uguale. Ha tecnica, qualità, gioca tre quarti, può giocare seconda punta, ha già disputato il mondiale con l'Under 17, anche lui, come dicevo prima, è un classe 2002, è mancino, tira le punizioni, quindi insomma anche lui è un bel talento, e già con la prima stagione ha fatto 2 reti in 3 partite, quindi insomma è partito bene anche lui.
Rispondo a Simone Spurs 81 che ci chiede: ma perché parlate di gente sconosciuta anche ai loro genitori? In realtà, caro Simone, noi stiamo facendo un'analisi per cercare di aiutare i fantallenatori su quei giovani talenti che potrebbero, all'interno di leghe numerose, certo non all'interno di leghe a 8, fare la vostra fortuna, perché potrebbero giocare in Serie A, potreste voi comprarli a poco costo e quindi risparmiare dei crediti per poi andare a spingere forte sui talenti da primo e secondo slot che volete portare all'interno della vostra fantasquadra. E noi di Più3 ne approfittiamo perché abbiamo un vero e proprio conoscitore di questo mondo, perché scrivendo Simone, anzi, essendo il direttore, se non esagero, di Mondo Primavera, con lui andiamo sul sicuro. Se c'è da sapere qualcosa riguardante i giovani che potrebbero esordire in Serie A o che hanno già esordito in Serie A o che in qualche modo possono essere utili per i fantallenatori perché ci sono in Serie A, ecco, io dico che Simone è la persona giusta a cui fare riferimento. E questo stiamo cercando di fare questa sera. Andiamo con Alessandro Annibali che ce ne chiede un'altra. Favilli, favoritissimo a Verona, anche qui parliamo leggermente di fuorietà dal mondo primavera, Favilli ha una concorrenza abbastanza pesante. C'è un Di Carmine, ora infortunato, ma comunque titolare l'anno scorso con Juric, e quindi quello già vuol dire tanto perché è all'interno degli schemi del allenatore del Verona, e poi è arrivato Kalinic. Quindi nel momento in cui è arrivato Kalinic, diamogli almeno un mese per essere pronto. Nel momento in cui è arrivato Kalinic è stato preso per essere titolare. Favilli, io credo che se non inizia a suon di gol in questo mese in cui Kalinic è un po' in difficoltà, rischierà di partire spesso e volentieri dalla panchina. Non so cosa ne pensi tu, Simone. Sì, diciamo che allora, come età è fuori standard dal mondo primavera di quest'anno, però lo abbiamo seguito molto da vicino ai tempi, insomma è un ragazzo che me lo ricordo molto bene, insomma in primavera di gol ne ha fatti parecchi. Diciamo che dalla sua è stato anche fortunato perché alla prima esperienza in Serie B aveva iniziato benissimo con diversi gol e poi si è infortunato, insomma un doppio infortunio se non ricordo male al ginocchio, che l'ha tenuto fuori per parecchio tempo, quindi poi lui è tornato a Genova, si alternava molto, quindi diciamo che anche a Verona adesso ha iniziato bene, insomma la prima partita ha fatto subito gol, quindi si è presentato Sì. bene. Però come hai detto giustamente tu, comunque davanti a gente come Di Carmine, come Kalinic, comunque hanno più esperienza e li vedo molto simili tutti e tre, quindi è difficile che possano giocare insieme, se non una situazione in cui Leller debba recuperare il risultato, allora magari per tutte può buttare dentro anche le due punte. Però, insomma, è un ragazzo che ha talento, però ha avuto anche molta sfortuna nel corso di queste stagioni, ecco. Da un talento offensivo a un talento, potenziale talento, e anche tu nella guida all'asta che hai aiutato Più3 a realizzare, perché voi dovete sapere che adesso Più3 ha realizzato questa guida all'asta che ha costantemente aggiornato fino a lunedì scorso, quando abbiamo sfornato la guida definitiva all'asta che vi servirà per andare a fare gli acquisti corretti nella vostra asta di Fantacalcio. E Mondo Primavera è stato fondamentale perché all'interno di ogni squadra ha segnato una voce, appunto segnata come Mondo Primavera, in cui ci ha elencato i giocatori potenziali che potrebbero essere del Mondo Primavera ma appartenere anche al mondo della Serie A. E poi alla fine abbiamo fatto tre paginone belle piene con tutte le squadre, con i giocatori nome per nome, ruolo per ruolo, che potevano essere veramente dei potenziali acquisti vantaggiosi per le vostre fantasquadre. Subito, ma già dalla versione che abbiamo fatto presente, credo a inizio settembre, Simone mi aveva inserito Nicolussi Caviglia come un extra, perché non era inserito, diciamo, all'interno, avendo giocato a Perugia l'anno scorso di proprietà della Juventus, ma avendo giocato a Perugia, me l'ha messo come un extra tra le squadre di Serie A potenzialmente che potevano acquistarlo. E di conseguenza, eccolo qui a Parma, questo classe 2000, che Simone, dimmi tu. Sì, perché già avendolo visto giocare in Serie B la scorsa stagione avevo immaginato e pensato che potesse fare il salto in quest'anno, quindi secondo me lo step è stato giusto e a Parma troverà sicuramente lo spazio
per far vedere le sue qualità. Per me è un centrocampista che ha grandi qualità, è un 2000, e è un 2000 che può fare doppio ruolo, perché può giocare sia come centrale a centrocampo, quindi anche mezzala, oppure può giocare anche come tre quarti, quindi ha questa doppia opzione, quindi può essere polivalente per Liverani, siccome Liverani gioca con anche il trequartista. Quindi potenzialmente potrebbe essere un ragazzo utile che nella formazione del Parma potrebbe essere veramente molto molto utile. Chiaro che anche qui, come abbiamo detto prima, la concorrenza è tantissima, ovviamente il Parma ha fatto tanti acquisti negli ultimi giorni, però ha puntato forte anche secondo me su questo ragazzo e secondo me le sue presenze le farà e farà anche bene. Di lui sono abbastanza. Ok, io questo me lo segno, eh. Io questo me lo segno, mi sono lasciato convincere. Poi ce lo Da... guardiamo. Esatto, da un 2000 a un altro 2000 per rispondere anche a Simone Sper81 che ci chiede diversi giocatori, Damsgaard, Icky e Cyprien, due molto giovani, uno meno giovane. Io partirei proprio da Damsgaard perché poi intanto ci ricolleghiamo anche a un difensore della Sampdoria che è sicuramente interessante. Io parto da Damsgaard, classe 2000, giocatore offensivo che è arrivato quest'anno alla Sampdoria, è un prospetto interessantissimo, ne parlano tutti molto ma molto bene, ha già esordito in Serie A e ha già giocato già titolare settimana scorsa contro la Fiorentina. Io quella partita me la sono guardato bene, ho visto che giocava partendo da sinistra e andava verso l'interno cercando di sostenere Quagliarella, quello che fondamentalmente ha fatto tutto l'anno scorso partendo dalla fascia opposta, Ramirez. Lui da destra si accentrava e andava a sostegno delle punte. Secondo me è un giocatore su cui si può puntare, anche in questo caso in leghe numerose, ma state attenti che non avrà la titolarità assoluta. Si giocherà al posto con Yangto, maggiore esperienza, già presenza l'anno scorso a Genova. Giocatore che piace a Ranieri, quindi occhio, puntateci, ma non troppo. Sì, sono d'accordo. Ho sentito parlare molto bene anch'io di questo Damsgaard. Non ho visto la partita con la Fiorentina purtroppo, ma comunque ho visto che era titolare, quindi già vuol dire qualcosa. Insomma, un 2000 che arriva e viene buttato subito dentro, vuol dire che comunque le qualità le ha. Ieri non è certo uno sprovveduto in questo, quindi se lo ha lanciato, comunque lo ha notato in allenamento e ha visto cosa poteva dare in più rispetto magari ad altri ragazzi. Poi, se non ricordo male, è andato diretta con Mario Giunta, lui l'aveva preso come sorpresa, quindi Bravo, bravissimo, vedo che ci segui. sì, io me l'ero segnato, appuntato, quindi tra le potenziali sorprese, come dicevo tu, in leghe numerose può starci molto bene. Allora, io aspetto un attimo a rispondere a Simone con gli altri giocatori perché essendo sulla Sampdoria mi piace anche lasciarti spazio per parlare di un ragazzo fisicatissimo, 1,95, Rocha, brasiliano, classe 2001. Ce lo presenti tu? Sì, lui sì, come hai detto benissimo tu, già dal 195 cm, insomma, già fa capire la sua fisicità, insomma, un ragazzo molto fisico che può giocare sia da terzino destro e sia da centrale. Fino all'ultimo la Sampdoria ha cercato gente sia come centrale di difesa sia a destra, però poi alla fine ha voluto tenere quelli che erano due. I ragazzi in rosa, quindi troviamo come potenziale alternativa per la destra, troviamo proprio il 2001, insomma, quindi secondo me può essere una presa come Damsgaard, perché anche lui secondo me alla lunga potrebbe trovare spazio e potendo giocare anche da centrale, insomma, anche in mezzo, insomma, la Sampdoria ha quattro. Perfetto, andiamo veloce, veloce, veloce a dire due parole anche su Icky e Cyprien. Icky è terzino sinistro, arrivato adesso proprio, è questione di pochissimi giorni, ma è già esordito in Serie A nel Bologna, frutto anche dell'infortunio di Dix, o Dix, io non so la pronuncia qual è corretta, comunque
ha usufruito, ha sfruttato al meglio questa opzione. Io dico comunque di stare attenti perché l'anno scorso Mihajlovic ha usato Dansville al posto di Dykes, io lo pronuncio così, spero di non sbagliare, e di conseguenza quest'anno ha ancora a disposizione Dansville per quel posto, per l'opzione da terzino sinistro. C'è l'opzione anche Hickey che non ha sfigurato. Ma essendo comunque un ballottaggio, non andate a spendere dai 10 ai 15 crediti per un giocatore che non ha la titolarità assoluta. State attenti, insomma, a questa cosa. Il giocatore però non si discute, secondo me. Esatto, sono d'accordo, ha giocato in Scozia, quindi ha già trovato comunque anche lì il professionismo anche in Scozia, era un campionato totalmente diverso, però alla prima partita quando è arrivato a Bologna contro il Parma, mi sono confuso, contro il Parma non ha fatto male, anzi, secondo me ha fatto anche dei bei movimenti, si è fatto vedere in avanti, ha coperto molto bene, insomma dalla sua parte c'era anche Caramò, comunque che non è un cliente proprio comodissimo. E non ha sfigurato, quindi secondo me giocherà con la Dykes più che Dansfield, secondo me, questa è la mia opinione. Ultimo nome dei tre chiesti da Simone, Cyprien, arrivato negli ultimi giorni di mercato a Parma, giocatore già fatto, completo, giocatore che ha avuto un infortunio durante la scorsa stagione, ma ha recuperato durante la conferenza stampa, ha annunciato insomma che lui era già pronto in fase post-lockdown e quindi dal punto di vista fisico non ci dovrebbero essere problemi, può giocare davanti alla difesa. Può giocare come interno di centrocampo, quindi prendere il posto o di Kurtic o di Hernani o di Kučka, insomma, calcolando che il ruolo di Kučka obiettivo è quello di interno di centrocampo, ma adesso Liverani sembra che lo voglia utilizzare come trequartista, fate conto che tutti i ruoli del centrocampo, da interno a centrale davanti alla difesa, sono copribili da Cyprien. È arrivato per fare il titolare? Non certo per stare in panchina, e potrebbe essere inteso come il fiore all'occhiello di questa campagna del Parma, spinta soprattutto al futuro, perché ha preso tanti, tanti giovani interessanti. Sì, Simo. sono cara titolare nel centrocampo del Parma perché comunque ha già dimostrato una gran qualità, ha fatto gol e assist, insomma un ragazzo che si è sempre fatto dimostrato, si è sempre fatto vedere in modo molto positivo. Poi voglio ricordare anche quindi. Insomma, in ambito fantacalcistico è importante anche sapere questo. Poi chiaramente nel Parma gli ha sempre tirati Kučka i rigori, però quest'anno potrebbe anche cambiare. Esatto, esattamente. Lui, inglese, e Kučka si giocheranno insomma la palma del rigorista a seconda di chi sarà in campo, a seconda anche della priorità che Liverani darà alla scelta del rigorista all'interno della sua squadra. Abbiamo chiuso con Cyprien, abbiamo ancora la bellezza di 3 o 4 minuti per raccontare. Io rischierei comunque un altro talento che può essere molto interessante da prendere. Si pensava partisse nelle retrovie e invece in realtà Spezia ha trovato già il ruolo da titolare perché ha soffiato il posto a Mister Assist dell'anno scorso in Serie B, Bartolomei. Ecco a voi, Pobega, classe, non me lo ricordo, 2000? 99. 99, 99, arriva direttamente dalla scuola Milan. Sì, anche lui è un ragazzo interessante, insomma, ha fatto 2 stagioni in Serie B, una alla Ternana e una al Pordenone, dove ha fatto vedere anche lui una gran visibilità e gran tecnica. Molto bravo negli inserimenti, comunque qualche gollettino l'anno scorso in Serie B lo ha fatto e lo Spezia secondo me lo ha preso proprio per la fisicità, insomma, gli serviva secondo me in mezzo al campo uno fisico e l'ha trovato in Pobega, insomma, poi è un ragazzo che comunque su cui il Milan punterà, quindi lasciarlo andare solamente in prestito è già sinonimo comunque che il Milan lo vorrà rivedere l'anno prossimo poi nel ritiro. E, secondo me è un ragazzo che farà, non dico 38 partite, ma sicuramente tra le 25 e le 30 le farà tutte. E molto da titolare, quindi è un ragazzo su cui secondo me anche per italiano farà un grande affidamento.
È molto, ma molto interessante, tra l'altro, il centrocampo messo in campo da Italiano nello Spezia. Dal punto di vista fantacalcistico, proprio dico, c'è Pogba che mi hai detto giustamente, tanti inserimenti, tanta corsa e possibilità di farsi vedere in zona gol. Ricci, rigorista, e poi abbiamo Maggiore che è il sempre presente all'interno del centrocampo dello Spezia. Quindi, a seconda delle qualità che cercate, voi lì trovate anche dal punto di vista fantacalcistico tutto quello che potete, di cui potete aver bisogno. Esatto. Maggiore non è uno di quelli che fa gol spesso, ha fatto qualche golettino l'anno scorso sì, però non è uno di quelli che garantisce troppi bonus, però è un giocatore di quantità, lui corre tutta la partita, recupera tante pallone ed è cuore spezzi, quindi insomma nel senso darà sempre il 100% nelle partite in cui giocherà, in cui scenderà in campo e secondo me le farà quasi tutte le titolari, insomma se non tutte. Simone, siamo arrivati alla mezz'ora di diretta, come avevamo deciso precedentemente. Abbiamo raccontato anche tanti gioielli che potrebbero essere interessanti per i nostri fantallenatori. Il prossimo giovedì arriveremo a un punto in cui avremo già fatto l'asta e secondo me sarà anche divertente raccontare tra di noi e i nostri amici quali dei gioielli relativi al mondo primavera sono entrati nelle nostre fantasquadre, così facciamo un'analisi un po' più generale e raccontiamo insieme quella che è stata la nostra serata, il nostro capodanno di quest'anno. Io ti dico, spero che nella nostra Lega non ci abbiano seguito in tanti, così vuol dire che magari non ci rubano, non battagliamo su questi ragazzi, però insomma sì, dai, sarà bello vedere nella nostra Lega che comunque siamo 12, quindi siamo tantissimi, quindi sicuramente qualche sorpresa salterà fuori e di questi nomi sicuramente qualcuno l'ha già puntato e l'ha già segnato col cerchio rosso. Allora, amici, appuntamento sul nostro canale YouTube di Più3 già da domani con il video che abbiamo mandato in diretta oggi, ma che ritroverete su YouTube di Più3 Fantacalcio. E poi, credo già domani nel pomeriggio, ma lì mi devi correggere tu, Simone, l'articolo su Mondo Primavera riguardo i talenti di cui abbiamo parlato in questo video. Io ringrazio e saluto Simone Brianti di Mondo Primavera. Grazie a te Pietro, come sempre, ci vediamo giovedì prossimo e prima sabato all'asta dove ci sarà da divertirsi. Buona serata a tutti amici e come sempre, oltre a Forza Mondo Primavera, anche Forza più 3. Ciao, ciao Pietro, grazie ancora, ciao a tutti.